Ciao a tutti, amici azzurri, per queste serate sarà tutto amici azzurri. Italia, Turchia, Italia 0-3, inizia così il percorso di azzurri all'europeo e non poteva iniziare meglio se non con questa vittoria incredibile. Innanzitutto, chiedo scusa a chi mi segue per i video sul Catania se non sto portando contenuti, ma c'è ben poco da commentare. Faccio questo piccolo parentesi prima. C'è un'incertezza tale per cui non sono neanche notizie da portare, anche perché quando escono, ultimo esempio l'altro giorno, ieri o oggi, riportano notizie che poi in effetti non sono vere, quindi c'è veramente poco da commentare. Appena ci saranno i primi momenti di mercato, ci sarà qualcosa di più ufficiale, potrò fare qualche video. Partiamo da partita invece. Che Italia, veramente ben poco da dire. Primo tempo dove avevamo giocato molto bene, molto molto bene, ci è mancato solamente il gol, solo il gol ci è mancato, c'era quel rigore clamoroso, clamoroso non dato, ma va bene così, va benissimo così, va benissimo così. Avevo visto un po' nel primo tempo un po' molto bene tutti, un po' Berardi, un po' sottotono, che invece nel secondo tempo comunque secondo me si è ripreso nei gol, è stato comunque decisivo tra il cross che ha portato in buttata di Miral, il cross che ha portato i gol di Immobile, insomma molto bene, ma veramente oggi... Non, hanno fatto tutti molto bene, secondo me, tutti, da quelli che c'erano all'inizio a quelli che sono subentrati. Anche Di Lorenzo, quando è entrato, ha fatto un partitone, secondo me, su quella fascia è stato veramente mostruoso, mostruoso, ma veramente tutti, tutti benissimo. Non mi aspettavo un'Italia così aggressiva, cioè non abbiamo fatto fare nulla alla Turchia, nulla. Che sicuramente fino agli oggi era una squadra buona, con dei giocatori giovani, giocatori interessanti, che nei gironi di qualificazione ha fatto bene tutto. Da domani sarà una squadra sfigata, che non ha fatto nulla, una squadra scarsissima, una squadra di scarsoni, sicuro, sicuro. Ma va bene così. Chi vuole continuare a criticare questa squadra lo continua a fare. Poi le prove sul campo li portano i giocatori, li porta Mancini, che devono fare una statua per come fa a giocare questa squadra. Perché la Nazionale gioca veramente bene, veramente, veramente bene. Cioè, non abbiamo subito un tiro. È uscita la statistica alla fine partita, 24 tiri a 1. 24 tiri a 1. Se non è dominio della partita questo, non lo so. Abbiamo veramente distrutto la Turchia. Sono contentissimo, veramente, anche perché comunque poi la nazionale ti permette di vedere partite con tutti i tuoi amici che vengono stipati sulla stessa squadra di club. Tutti insieme. Sono emozioni diverse, che si provano molto meno spesso rispetto alle emozioni che ti fa provare la squadra di club. Però io sono veramente un grandissimo tifoso nazionale, anche perché per chi come me ha visto dal vivo quella malissima partita del 13 novembre 2017, è stato un grande riscatto oggi. Era 5 anni che aspettavo sta partita, era da un mese che aspettavo sta partita, era ormai un mese che contavo i giorni che mancavano, e non mi hanno deluso i giocatori, non mi hanno assolutamente deluso, è veramente impressionante. C'è veramente tantissimo da commentare, ma pochissimo, che la Turchia non ha fatto un cazzo, nulla, cioè Donnarumma non ha fatto nulla, nulla, assolutamente nulla, non abbiamo subito assolutamente niente. L'unica cosa è stata quella piccola ripartenza di Under, dove Spinazzola è stato mostruoso. Spinazzola forse, non dico migliore in campo, ma tra i migliori in campo, anche se sarebbero tutti, perché hanno giocato tutti, un partitone clamoroso. Cioè, in difesa non è passato nessuno, niente. Sulle fasce molto bene, hanno spinto come dei treni sia Di Lorenzo e Florenzi, sia Spinazzola dall'altra parte, che secondo me potrei dire sono il migliore in campo, forse. A centrocampo, cioè, Barella ha dato la prova di essere un centrocampista di altissimo livello, altissimo livello, altissimo livello. A metà secondo tempo ha fatto una giocata sulla metà campo da ultimo uomo. Eravamo tutti, avevamo tutti preso un infarto a casa, cioè, incredibile, veramente. In quel momento Barella ha fatto una giocata clamorosa, che solo se sei un giocatore di un certo tipo la puoi fare. Molto bene anche Immobile, sono contentissimo per lui, perché è un giocatore che in nazionale purtroppo, non ha mai reso quanto ha reso quando andava nella Lazio, magari. E invece oggi ha dato la dimostrazione che anche in nazionale può essere determinante, perché oggi comunque... Nel terzo gol era nel primo gol era l'idiota Demiral, nel secondo ha segnato lui, nel terzo ha tolto la palla Insigne. Quindi che partita anche di Ciro Immobile, che partita di Ciro Immobile, Insigne sempre più leader di questa squadra. È vero, rischia un po' troppo spesso sto tiro a giro, vabbè, però quello butta dentro, va bene comunque, va benissimo così, si è sacrificato tantissimo. Ho visto un momento
Mi sembra sul 2-0 comunque Immobile andare a recuperare una palla dell'area, Insigne andare a recuperare una palla al limite dell'area, cioè c'è anche senso di sacrificio per questa squadra, c'è anche senso di sacrificio. Berardi sono contento per lui, secondo me ha sofferto molto la pressione nel primo tempo, però comunque nel secondo tempo il suo l'ha fatto, secondo me non ha fatto un... ha comunque scaturito i gol, quindi gli ha dato merito di questo assolutamente. Nel primo tempo l'ho visto un po' spento, insomma ha sbagliato un po' troppe giocate. E anche Locatelli, molto bene secondo me, anche lui per essere un giocatore che gioca nel Sassuolo, fare un'entrata di questo tipo, di gran carattere, tantissima, tantissima roba. Mancini veramente 9, cioè impressionante, cioè, non mi ricordo neanche una nazionale che giocasse così bene da tanto, tanto tempo, cioè, per me che sono comunque giovane, e l'ho vissuto al massimo magari gli anni del 2006 così, non mi ricordo una nazionale che giochi così bene, perché comunque 2016 con Conte avevamo una squadra molto operaia, che puntava più sulla ripartenza così, ma cioè, oggi veramente abbiamo dominato, dominato, dominato il campo, non c'è stata storia, non c'è stata storia. Siamo stati molto sfortunati anzi nel primo tempo, ma comunque da grande squadra sapevamo che il gol sarebbe arrivato, in un modo o nell'altro, con un po' di fortuna va bene anche, ma lo sapevamo che sarebbe arrivato e infatti poi è arrivato, e una volta che ci siamo sbloccati... La Turchia non è più esistita, non è più esistita. Ha fatto una grandissima fase difensiva fino all'1-0, ma poi 0, poi 0. Abbiamo fatto quello che volevamo, abbiamo fatto quello che volevamo. Veramente impressionanti. Tutti, tutti molto bene. Sono molto contento di questa grandissima prestazione. Comunque, avevo paura che magari per la prima partita si sentisse un po' la tensione, il peso delle grandi partite. Invece no, hanno giocato veramente tutti benissimo, tutti benissimo. Nonostante il gol non fosse arrivato, poteva starci un po' di paura. 0-0, Mancini secondo me li ha caricati tantissimo. E poi ho detto che comunque il gol sarebbe arrivato, perché sarebbe arrivato il gol, perché una squadra che gioca così bene non poteva non segnare. E infatti è arrivato. E vi mando un abbraccio. Scusate se l'audio sarà basso, ma insomma, manca la voce, quindi manca la materia prima. Vi mando un abbraccio. Iscrivetevi al canale se vi va. E mi è stato un commento sulla partita. E mando un abbraccio. Sempre Forza Italia.